Siamo con Santo Marciano, l'ordinario militare, allora una omelia commovente. Può spiegare qual è la funzione dell'ordinario militare nella chiesa di oggi? Essere un amico, un fratello ed essere vescovo, dunque guida per coloro che credono. È una presenza significativa, non tanto la mia quanto quella dell'ordinario militare. Mi auguro che io sia all'altezza, non lo sono evidentemente, perché è segno di quindi richiamo di valori. Ed è bello vedere come i militari si avvicinino a queste presenze, che non è tanto quella dell'ordinario quanto quella dei cappellani militari, che diventano punti di riferimento per loro. Cercano il cappellano militare perché in loro vedono colui che può illuminare le coscienze, intanto che può ascoltare, che può dare un consiglio, che può, ecco, indicare il cammino, che può sostenere. E credo che sia un'opportunità grande. Ecco, io vorrei ringraziare per questa bella giornata, per l'evento che abbiamo celebrato questa mattina. Vorrei ringraziare perché l'evento di questa mattina ha segnato la storia di questo presidio militare prestigioso ed importante per le forze armate. E quindi grazie e un saluto a tutti. Grazie, Eccellenza. Grazie di cuore.